cazzo, non è buono. Infatti, dipende da quale partita vogliamo parlare, perché ci sono state due partite. Quindi, normale, parliamo come sempre, meglio parlare degli aspetti negativi, no? Perché quelli positivi sappiamo che ce li prendiamo, però dobbiamo analizzare, penso che l'abbiamo fatto anche parlando tutta la settimana, quali sono le stesse cose che non sono andate. Chiaro che sappiamo che non possiamo permetterci, insomma, più far capitare una cosa del genere, no? Siamo stati bravi, fortunati, ma anche bravi, perché nel secondo tempo andare a segno 5 volte senza subire un gol, un po' di noi c'è stato, no? Un po' della nostra squadra, quindi, però sappiamo che non possiamo concedere più le cose che abbiamo concesso, ma soprattutto l'intensità bassa che ci abbiamo messo nel primo tempo, e lì è stata brava anche la Lazio a andare sopra. Niente. Sarà una partita complicata quella col Corigliano, perché loro sono una grande squadra, in fiducia, lo dimostrano andando a giocare su tutti i campi, forse nella stessa, sempre nello stesso modo, nella stessa maniera, giocando a viso aperto. Quindi, però d'altro canto noi sappiamo che la partita di domani può all'80% decidere la nostra partecipazione a, sempre alla finaletti, al nostro obiettivo che vogliamo raggiungere. Quindi dobbiamo cercare di fare la partita e di andarci a prendere questo risultato. Come è stato il tuo ambientamento? Come stai qui alla Dinamo di Roma? In quanto alla squadra, me sento che mi adatté molto rapido. Sicuramente perché hay tres argentinos más, un español, un portugués, y a la hora de parlar se hace todo más fácil. En cuanto a la sociedad, la verdad, increíble. Desde la ciudad, lo que es Latina, es hermoso. La gente, Fossi de Latina Calcio Cinque, el presidente, Luca, el mister, hacen que no nos falte nada. Y solo tengamos que pensar en jugar. Después, bueno, los resultados se están viendo en la cancha. Pienso que domani, si jugamos como en segundo tiempo de Lazio, no tengo duda de que vamos a ganar y entraremos a la final 8. Abbastanza chiaro, no? Allora, Piero, io ho visto l'ultima partita con la Lazio. Alcune cose le hai già sottolineate tu, nel senso che sicuramente nel primo tempo c'è stato forse un calo di concentrazione, comunque un approccio non perfetto contro la Lazio, che comunque è partita a mille. Tra prima e secondo tempo sicuramente qualcosa avrei detto, insomma, la squadra. Io ti chiedo quali sono i dubbi e quali sono le certezze che ti sei portato dietro dopo quest'ultima partita, e che tipo di partita pensi possa essere quella contro il Corigliano, come te la immagini? Beh, il fatto che siamo usciti poi alla fine indenni e comunque con un risultato, con la vittoria da questa partita, è chiaro che ci dà tanto morale, no? Sappiamo che questo, diciamo, questo primo tempo che abbiamo fatto sbagliando tutto, non stiamo tralasciando nulla, dall'approccio all'intensità, al ritmo, al possesso palla, tutto. Però poi una squadra che riesce a così, quando comincia male una partita, riesce a invertire la rotta tra un primo e secondo tempo, vuol dire che la nostra squadra è quella del secondo tempo, non è quella del primo, perché poi alla fine abbiamo sempre dimostrato in ogni partita di giocare alla pari con gli avversari. Quindi a tutti capita di fare una partita o un tempo così, perché ci è mancato l'approccio, ci è mancata l'intensità. Chiaramente questa cosa non si dovrà ripetere, sono convinto che non si ripeterà, dobbiamo ripartire da quello che fino adesso abbiamo fatto. Siamo stati bravi a ribaltare la partita, abbiamo fatto un secondo tempo alla fine ottimo, perché dovendo recuperare tre gol di svantaggio, concedendo, è chiaro che quando devi recuperare tre gol di svantaggio ti butti in avanti, concedi contropiedi, concedi campo. Alla fine abbiamo realizzato 5 gol, concesso non tantissimo, e niente, quindi ripartiamo da questo, perché sappiamo, ci dà anche la consapevolezza che la squadra
è in grado anche di ribaltare queste partite, quando non trova la giornata giusta, di riuscire a venire fuori lo stesso dalla gara con la vittoria, no? Quindi dobbiamo ripartire da qui, sapendo che il Corigliano forse non ci potrà concedere quello che ci ha concesso la Lazio, no? Quindi non ci possiamo permettere assolutamente di sbagliare l'approccio alla partita. Ok, io invece, approfittando della presenza di Sebastian Corso, chiedo a te, naturalmente, sperando che riesci a comprendere la domanda, quali sono i tuoi punti di forza e quali i punti di debolezza attuali che speri di poter migliorare in questa esperienza qui alla Roma? Personale o di squadra? Personale tua. E poi anche di squadra, sì. Migliorare in quanto al gioco o in quanto a che? Le tue caratteristiche di gioco, tecnica, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista... No, penso... Marcatura, sì. Qualità di passaggio... Penso che difensivamente la squadra mi serve, la maniera di giocare della squadra hace que... La seconda. Claro, okay. Claro. Es mi fuerte. Es mi fuerza. El tema de defensivo, y pienso que como juega la escuadra me va a mejorar. Dopo, al ser, a diferencia de en Argentina, jugar con menos jugadores, jugamos relativamente con 6-7 jugadores, hace jugar più tempo, hace que me tome más responsabilidad a la hora de jugar, cosa que en Argentina era menos el tiempo que jugaba, y pienso que el roce internacional, jugar contra jugadores nuevos para mí, hace que crezca en todo ámbito deportivo. Y luego de escuadra nos estamos terminando de conocer, de entender uno con otro. Pienso que en la segunda mitad del año vamos a jugar mucho mejor. Sì, anche se hai giocato poche partite, sì. Ti immaginavi così il campionato italiano? Sì, perché, bueno, Avelino, Battistoni, Maina me contavano, però è molto forte. Fisicamente, sì, più di quello che speravo. Es muy, muy parejo, todas las escuadras son, claro, cualquier escuadra le vince a cualquiera, y es, para mí es bellísimo, me encanta este campeonato, la verdad que me encanta. En Argentina habían dos o tres escuadras fuertes y el resto, sí. Y eran siempre ganaban los mismos, Boca, Pinocho, Kimberley, son las escuadras más fuertes de allá. Aquí todos los fines de semana es difícil en cualquier. Io ho un'ultima domanda per Piero, più che altro una curiosità personale. Io ho visto giocare Maina negli ultimi 4 anni della Lina. Forse quest'anno sta pagando un po' di più rispetto agli altri anni. L'infortunio che ha avuto all'inizio dell'anno, probabilmente ancora deve esprimere il suo massimo potenziale. Non so se tu sei d'accordo, lui ha ancora dei margini rispetto al suo standard, oppure comunque le prestazioni fatte finora sono soddisfacenti. No, è chiaro che lui può crescere tantissimo, anche lui è consapevole, però non sono d'accordo sul fatto che lui sta pagando questa cosa. Magari sta pagando il fatto che la terza preparazione di fila che salta per via degli infortuni. Quest'anno non ha un ricambio di ruolo come lo avevo lo scorso anno, quindi io lo impiego molto più tempo rispetto allo scorso anno, e
diciamo che lui sta facendo tanto, perché è vero, lo scorso anno, due anni fa, forse in vena realizzativa ci dava una mano in più, però lui ha imparato in un anno a difendere molto più di come lo faceva due anni fa, quindi siamo contenti, siamo tutti contenti di lui. Chiaramente sappiamo che se lui è al 100% è soprattutto fisicamente, non male che è un giocatore che deve essere lucido in campo, no? Perché ha una mole incredibile, quindi anche a livello fisico fa un po' di fatica, quindi ha bisogno di rimettersi al 100%, e speriamo che in queste soste che faremo durante i riposi e poi soprattutto a dicembre riusciamo a lavorarci per far sì che lui sia pronto poi per il giro di ritorno al 100%, perché comunque sono due anni che non fa la preparazione. Stiamo giocando alla Serie A e quindi un giocatore che non mette benzina durante le operazioni va in difficoltà, soprattutto uno come lui. A posto. Perfetto. Muchas gracias. De nada.